Miau, sono Chanel delle Gattare del canale di Scolo e in questo video vi parlerò del fil rouge che lega Peyton Place e Twin Peaks, perché dovete sapere che il signor David Lynch, per la sua creatura televisiva che è entrata a forza nel nostro immaginario, si è proprio ispirato all'opera Peyton Place. Pertanto io vi presento questo nuovo video dove attraverso un mini documentario che come sapete è il format che io preferisco per le gattare del canale di Scolo, ebbene in questo mini documentario vi farò capire in che modo queste due opere fondamentali per la cultura pop americana, quindi anche un po' nostra, perché sapete che come dice Wim Wenders, l'America ha colonizzato i nostri sogni. Ebbene, in questo mini documentario vi spiegherò piuttosto dettagliatamente in che cosa consiste l'influenza di Peyton Place nell'opera di David Lynch. Quindi, stay tuned, buona visione. Io, come sempre, sono qui solo come mera presentatrice del mio stesso documentario. Comunque, faccio tutto io, mi presento, monto, faccio, disco, fo. Buona visione. E come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale, lasciare commenti, mettere like o dislike. Noi cerchiamo sempre di portarvi dei contenuti che possano essere originali e non ancora affrontati da altri canali di YouTube Italia, sempre a cavallo tra storia, storia del cinema e letteratura. Signore e signori, buona visione con le gattare del canale di Scuola. Miau. Avete mai notato qual è la donna che se la prende di più con una ragazza giovane e bella che pensa ai fatti suoi e si diverte? È sempre una donna troppo vecchia, troppo grassa e brutta per poter fare le stesse cose. E quando qualcuno esce dai binari, chi è che urla allo scandalo con più violenza? Colui che ha sempre desiderato fare la stessa cosa, ma non ne ha mai avuto il coraggio. Proprio questa logica è alla base dell'ipocrisia, dei pettegolezzi che sorreggono le fondamenta di Peyton Place che però può essere in qualsiasi luogo, dall'America all'Italia, a YouTube, ovunque. Twin Peaks è forse la serie TV per eccellenza, un'opera di respiro letterario e cinematografico che ha invaso i nostri schermi TV ed il nostro immaginario a partire dalla primissima puntata, diretta dal maestro David Lynch in persona ed andata in onda per noi italiani su Canale 5 il 9 gennaio 1991. L'opera di Lynch ha rivoluzionato il concetto di serie TV nell'accezione moderna che conosciamo oggi. Ha portato la qualità delle produzioni di Hollywood nei teleschermi, ma anche lo stesso rivoluzionario Twin Peaks è in qualche modo un prodotto derivativo, ovvero è stato influenzato fortemente da un'opera precedente, che è, in questo caso, Peyton Place. Libro, film e prima soap opera andata in onda sugli schermi americani in prima serata a partire dal 1964. In parole povere, se non fosse esistito il libro di Grace Metolius, uscito nel 1956, non avremmo mai avuto Twin Peaks. Già nella scena iniziale della puntata pilota di Twin Peaks abbiamo la rappresentazione plastica della tipica provincia americana rappresentata da Peyton Place e poi ripresa proprio da Twin Peaks. Un mondo dorato, tranquillo, perfetto, sotto il quale si celano oscuri segreti. Una metafora della provincia americana e del sogno americano. Guardando Twin Peaks lo avremmo capito subito. Non c'era solo l'assassinio di Laura Palmer da scoprire, ma tutto un vaso di Pandora da scoperchiare, i segreti di una comunità che si celavano dietro alle case borghesi, a quegli ottimi caffè e alle torte alle ciliegie.
Una grande ossessione di David Lynch è quella per gli anni 50, un'epoca lontana e ideale. I 50s sono ovunque in Twin Peaks, nei pullover, nelle gonnelline a quadri e nelle scarpe bianche e nere come nel diner di Dorma, nell'Harley Davidson e nel look di James. Proprio questa ossessione per gli anni 50 contribuisce all'atmosfera di Twin Peaks, a darle quell'aura fuori dal tempo. In teoria siamo nel 1989, ma gli elementi retro sono così tanti che veniamo trasportati in un'era sospesa, indefinita, anacronistica. Il che aumenta il senso di straniamento ed incanto. Cosa c'è di più anni 50 di una soap opera? Ebbene, il genere nasceva in America proprio in quegli anni, ma è a una soap degli anni 60, I peccatori di Peyton Place, a cui si sono ispirati Lynch e Frost. Le scene in interni, le relazioni amorose, molte delle sottotrame di Twin Peaks devono la loro ispirazione a questa soap. Mark Frost descrisse il pilot di Twin Peaks come velluto blu che incontra Peyton Place. Dobbiamo quindi Twin Peaks a Peyton Place. Peyton Place è una saga di stracci e ricchezze, amori vinti e persi e alla fine tradimenti, maledizioni e rimpianti. Peyton Place è la storia degli abitanti di una piccola città del New Hampshire, apparentemente incentrata sull'adolescente goffa e graziosa Allison, che sogna di diventare una scrittrice, ma si ritrova soffocata dalle aspettative e dalla doppiezza dei suoi vicini meschini e di sua madre, Constance, l'originale Desperate Housewife, la casalinga disperata. Peyton Place venne letto di nascosto da milioni di persone che ne rimasero scandalizzate. Fu trasformato in un film di successo con Lana Turner, ha generato un sequel, nonché la prima soap opera mai andata in onda in prima serata che ha reso delle star Mia Farrow e Ryan O'Neal. Peyton Place ha addirittura segnato in modo indelebile la storia della moda maschile, ribattezzando Harrington, dal nome del personaggio interpretato da Ryan O'Neal, Rodney Harrington, il celebre giacchetto barracuta indossato da James Dean, Elvis e soprattutto Steve McQueen. Peyton Place ha lasciato dietro e davanti a sé una scia di pettegolezzi, di copie vendute, di incesti e passioni indicibili. Insomma, è stato un vero e proprio blockbuster, un bestseller pruriginoso che parla di fatti privati e piccanti e un punto di riferimento per l'immaginario collettivo, tanto che durante lo scandalo Clinton-Lewinsky, un membro del Congresso americano chiese: "Ma è il Watergate o Peyton Place?" Anche la breve e spericolata vita dell'autrice Grace Metolius fu degna di un personaggio di Peyton Place stesso o di Twin Peaks. Grace fu una ragazza irrequieta e creativa che non si adattò mai alle convenzioni sociali del suo tempo. Possiamo sicuramente definire Grace come un simbolo di ribellione alla morale degli anni 50, come lo furono sugli schermi James Dean e Marlon Brando. Grace fu la Pandora in Blue Jeans, colei che svelò i segreti più inconfessabili ed oltraggiosi della società dell'epoca. La storia di Grace è anche e soprattutto un racconto rivelatore di una pioniera femminista suo malgrado e in gran parte dimenticata. Con la sua coda di cavallo, le camicie di flanella larghe e i jeans, Grace ha rotto ogni stampo della primitiva moglie di campagna del New England. Era schietta, una casalinga terribile ed una donna dagli appetiti sessuali insaziabili. Era uno spirito totalmente sfrenato, libero, glorioso. Nessuna donna degli anni 50 era come lei. Grace ha bevuto molto e aveva tantissimi amanti intorno a sé. Si è sposata, ha divorziato e ha avuto tantissime relazioni. Ha parlato senza freni inibitori di sesso e ha parlato della vita reale senza filtri e senza ipocrisie. Una donna che ha combattuto contro le convenzioni sociali, letterarie e sessuali del suo tempo, ma che ha perso la sua guerra personale affogando nell'alcolismo e morendo di cirrosi epatica a soli 39 anni. La scrittura per Grace non era né un hobby né un diversivo, ma un'ancora di salvezza. Durante gli anni in cui il marito stava conseguendo il diploma di insegnante presso l'università del New Hampshire, Grace spesso chiudeva i suoi figli fuori dall'appartamento per poter scrivere, lasciando i suoi bambini col naso che colava a cavarsela da soli, bussando alle porte dei vicini, chiedendo loro di poter entrare per avere così rifugio.
Non l'abbiamo mai disturbata mentre scriveva, dichiarò sua figlia Marcia Metallius Dapré. Non volevamo disturbarla. Quando lei scriveva, la conduzione familiare andava a puttane. Non si facevano i lavori di casa, non si cucinava e mio padre si prendeva cura di noi. Ciò che ha reso Peyton Place un bestseller è stata forse la campagna di marketing più intelligente mai lanciata per un romanzo della sua epoca. Un'autrice eccentrica ed un furbo miscuglio di sesso illecito, vite segrete, ubriachezza pubblica, aborto, incesto e omicidio. Una settimana prima che Peyton Place arrivasse in libreria, il 24 settembre 1956, era già nella lista dei bestseller, dove sarebbe rimasto per 6 mesi. Nel suo primo mese ha venduto più di 100.000 copie, in un momento in cui un'opera prima media ne vendeva circa 3.000. Avrebbe poi venduto altri 12 milioni di copie, diventando uno dei romanzi più letti mai pubblicati. Durante il suo periodo di massimo splendore si stima che un americano su 29 l'avesse comprato. Legioni di lettori che nascondevano il libro nei cassetti e in armadi a causa del suo contenuto scabroso. Peyton Place è un ibrido tra il letterario ed il sordido. Sebbene chiaramente influenzato dal King's Road di Henry Bellarmine, in fondo è un manifesto, un'accusa rovente contro i valori, il classismo e il razzismo di una piccola città. Peyton Place, il libro che gli americani leggevano dietro le persiane chiuse. Peyton Place che ha scosso il mondo compiacente e abbottonato dell'America degli anni 50. Gli anni 50, un'epoca in cui la credenza che l'eterosessualità e l'astinenza fossero la norma, statisticamente nonché eticamente. Il rapporto Kinsey sui comportamenti sessuali dell'essere umano e Peyton Place scossero l'America ed il mondo dal proprio ipocrita pudore rispetto alla sessualità, ed entrambe queste opere diedero inizio a quella che poi diventò la rivoluzione sessuale, che avvenne poi nel corso del decennio successivo alla pubblicazione di Peyton Place.